Questo video 10 gesti che fanno sciogliere le donne all'istante, gesti che accendono le donne. Allora, prima di affrontare il tema, però, metti un like, condividi il video con i tuoi amici, seguimi ovviamente su tutti i miei social e iscriviti gratuitamente al canale attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Ovviamente, se vuoi fare una piccola donazione al canale, è ben accetta anche un caffè. Basta che vai sotto il video e clicchi sul tastino Super Grazie e fai una piccola donazione anche di un caffè, ben accetto. Se invece vuoi, partecipare, diciamo così, se invece vuoi partecipare alle esclusivi vantaggi degli abbonamenti, basta che vai nella home page, tastino abbonati e selezioni l'abbonamento che preferisci. E veniamo al tema, veniamo al tema. Il tema è 10 gesti che fanno sciogliere le donne all'istante, gesti che accendono le donne. Allora, intanto devi tenere presente una cosa fondamentale. Il sorriso è un gesto molto importante. Ad esempio, quando la vedi arrivare, falle un sorriso genuino, anche un sorriso fanciullesco che la predisporrà bene, perché le dirà non soltanto che la rispetti, ma anche che sei felice di vederlo, di vederla e che non vedevi l'ora di vederla. E questo predispone positivamente, diciamo la verità, è molto importante per una prima gratificazione, perché per accendere una donna poi in realtà servono un mix di gratificazioni e di penalizzazioni. È proprio l'abilità di gratificare e penalizzare, l'alternanza della gratificazione e della penalizzazione che fa sì che una donna si coinvolga, che fa sì che una donna si innamori. E questo è un punto molto importante, un punto fondamentale. Devi agire in questo modo, gratificare e penalizzare. Ad esempio, c'è a dire una cosa molto importante. Come può avvenire una penalizzazione? Che la intriga, tra virgolette. Mettiamo che lei si metta una scollatura o una minigonna. Ovviamente teniamo presente che se una donna si mette una scollatura, una minigonna, è per farsi guardare il décolleté, è per farsi guardare le gambe. Non pensiamo che una donna si metta una minigonna o si metta una scollatura tanto perché sta più comoda in questo modo, e ovviamente lo fa per questo. E allora, se lei si mette usa una scollatura e usa una minigonna, come fai a penalizzarla? Non la guardi neanche. Perché, tra l'altro, se tu la guardi, dicono, vedi, quello mi guarda, cioè, a parte che sarebbe naturale, no? Se uno si mette la minigonna, si mette la scollatura, poi non ti dà del maiale se tu la guardi. Lei, magari, eventualmente, che tu puoi dare della zoccola per dire a lei che si mette. Invece, accade questa cosa paradossale che è il contrario, no? Se quella si mette la minigonna, sei tu maiale che la guardi e non è lei zoccola per dire, no? Questo, vabbè, è ognuno ha il suo punto di vista. Diciamo la verità, invece, se lei si mette la minigonna e si mette la scollatura, per
per farsi guardare gambe e décolleté, tu non devi proprio guardarla. Non devi proprio abbassare lo sguardo né sulla scollatura né sulle gambe, assolutamente zero, come se avesse il burqa. Questo la manderà in tilt, la manderà assolutamente in tilt, perché diciamoci la verità, è ovvio che una donna, se si mette una scollatura, vorrebbe da un certo punto di vista guardarti, anche solo per poi dirti che sei un maiale che l'hai guardata, per dire su mica, vedi. E invece questa è una grande penalizzazione che lei non digerisce, ed è molto importante questo, perché è un gesto penalizzante, è uno di quei gesti che l'accendono praticamente. È fondamentale questo, è fondamentale. E un'altra cosa che la manda in tilt è quando sei al ristorante, dopo un po' che mangia, dire: ah, guarda, ti è rimasto un pezzo di pizza tra i denti, un pezzo di verdura lì tra i denti. Questo anche la manda, le dà puff, un picco di emozione, che sia vero, che non sia vero. Puoi aver visto male tu, puoi non aver visto male. Lei comunque le produrrai un grosso imbarazzo, le produrrai un grande imbarazzo. E questo paradossalmente l'accenderà, perché le darei emozioni. La parte emotiva non distingue tra emozione positiva e emozione negativa. Questo è fondamentale, è fondamentale. Ovviamente queste situazioni poi vanno anche calibrate con delle gratificazioni. Ad esempio, un'altra cosa che la può mandare in tilt è quando la vedi, la incontri, ti avvicini, le prendi il viso con le mani e lei magari si aspetta che le dai un bacio in bocca, soprattutto se fosse la prima volta che la vedi, ti avvicini quasi come dare un bacio in bocca, poi alzi e le dai un bacio sulla fronte. Questo è molto importante, perché anche qua le dai, il gesto è molto tenero, prenderle la mano, prendere il viso tra le mani è un gesto molto tenero, però poi le dai il bacio sulla fronte, il bacio della morte, diciamo. E questo è un punto fondamentale. Ovviamente per, diciamo, essere attraente, tu devi attrarre, devi avere un comportamento da maschio alfa, avere una postura significativa da maschio alfa, essere sempre con un po' di profumo. Tieni presente che le donne hanno un senso dell'olfatto molto sviluppato, proprio perché diventano madri, allattano i figli, eccetera. Quindi se utilizzi un buon profumo la farà impazzire. E questo è molto fondamentale. Non arrivare puzzato di sudore o con l'odore di calzini sporchi, perché puoi essere pure un figo, ma la metterai in fuga. E utilizzare molto l'eye contact, utilizzare molto linguaggio non verbale, avvicinarti e allontanarti, per capire se quando ti allontani la tiri, vuol dire che lei si nutre di desiderio. E quindi la gestione del linguaggio non verbale è fondamentale. Ecco, questi 10 comportamenti, queste 10 azioni, questi 10 gesti la faranno sciogliere all'istante e la accenderanno all'istante. Metti un like se il video ti è piaciuto e poi condividilo con i tuoi amici. E iscriviti al canale.